qua c'è la Slovenia, là c'è la Croazia, proprio a confine, e queste sono le terme di Olimia. E io vado a farmi un bagno nella cioccolata calda. Le terme di Olimia sono famose per l'acqua, per l'architettura delle piscine molto innovative, ma anche perché qui si possono fare massaggi con la cioccolata. È già color cioccolato! Sono pronta per il massaggio Olimia, quello col cioccolato, che non credo che sia un massaggio, credo sia un'immersione in una cioccolata calda, che per me è il paradiso. Ah, è troppo bello! Ma è caldo! Invece di mangiarlo, averlo sulla pelle è un'esperienza! Però, sarà al latte o fondente? Al latte! Direttore delle terme... dell'Associazione delle Terme Slovene. Io mi chiamo Siusi. E mi chiamo Istok. Io sono pronta per andare a fare un bagno in piscina, non l'ho ancora fatto. Andiamo? Sì, devo cambiare. Cosa serve? Costume? Sì. E l'accappatoio? Sì. Siamo pronti? Sì. Eccolo qua. Ok. Allora, siamo dentro una piscina meravigliosa con un ambiente molto, molto intimo, no? Con questo nero. Sì, sì, questa è una specialità delle nostre terme slovene. Terme che sono state ristrutturate e completamente rinnovate da poco, con un impegno notevole di denaro. Ripeta, quant'è che avete speso? 280 milioni euro e negli ultimi 6-7 anni. Quindi questo è già una garanzia. Beh, effettivamente sono vicinissime all'Italia e immerse nel verde, e per la qualità che hanno i prezzi sono competitivi. Proprio qui abbiamo sviluppato un programma che si chiama Selfness, fare una cosa per se stessi. Ma perché un italiano dovrebbe venire alle terme qui in Slovenia? Perché siamo veramente buoni, siamo con alta qualità, perché dopo ritornano sempre. Quindi dobbiamo solo andare a provare, no? A questo punto, certo. Dai, ci buttiamo.